Bastava che aprissi la finestra della mia camera e vi entravano l'aria blu, l'amore e i fiori. Questa frase di Chagall parla di uno spirito innato che non lo abbandonò mai. Quegli occhi che da bambino guardavano la neve di Vitebsk rimasero intatti attraversando Hitler, rivelando sempre la stessa anima nonostante una vita fatta di peripezie, sofferenze e sradicamenti. Lo spirito dei suoi colori non è mai cambiato, anzi si è fatto strumento sempre più intenso per trasformare in amore le sconvolgenti brutalità conosciute. La sua pittura ha colorato universi magici, dando vita a esseri e paesaggi trascendenti, incrociando il divino e l'umano, la linea invisibile fra realtà ed immaginazione. Marc Chagall definiva la sua arte come lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori senza mai riuscire a vincere. Sogno d'amore da domani è la mostra che si apre nella splendida Basilica della Pietrasanta. 150 opere, la prima è datata al 1925 e la stessa al momento della sua morte, al 1985, perciò vediamo 50 anni di lavoro. In prima l'amore, l'amore romantico, ma anche l'amore universale, la fratellanza, la natura, gli animali, i fiori, il circo, importantissimo nella sua vita, e anche la spiritualità, che è rappresentata con la Bibbia e l'Esodo. Chagall nella sua vita ha avuto la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa, la Seconda Guerra Mondiale, un esilio continuo. Quello che vediamo nell'opera di Chagall è una gioia da vivere, colori, amore, ma anche sofferenza, e sempre in ogni opera rimane la speranza. Tra l'altro considero per la verità molto in sintonia il suo animo con l'anima più profonda della nostra città. Chagall ha attraversato il terribile Novecento, però quel suo slancio creativo, quel suo sogno d'amore, nonostante momenti terribili e crisi profonde della sua vita, ha sempre trovato di nuovo spazio nel suo animo e ha continuato appunto a donarci capolavori straordinari. E questo sogno d'amore credo che in fondo non poteva che stare qui, nella città che noi sosteniamo sia la città dell'amore in qualche modo. Una città che comunque ha attraversato e continua ad attraversare momenti difficili, ma appunto sa ritrovare in sé quella dimensione dell'umano, appunto della bellezza, della universalità, della cultura, che in fondo è stato il sogno che ha animato tutta la vita di Chagall.